Sarà smontato tutta la parte Halloween e arriveranno dei ragazzi a montarci tutta la roba di Natale. Stanno già montando la roba di Natale. Quanta roba! Mamma Cinzia, toglie la benda. Giorgia, ti puoi girare. Ragazzi, ci vediamo il 17 dicembre a Napoli al Christmas Village. Ci saremo io, Babbo Salvo e Mamma Cinzia. Mi raccomando, vi aspettiamo in tantissimi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Salvo, mentre qui c'è la piccola Giorgia. E per i tanti che ci stanno scrivendo anche su YouTube, che non è più Halloween, però noi abbiamo ancora la casa a tema Halloween, rispondiamo che domani finalmente sarà smontato tutta la parte Halloween e arriveranno dei ragazzi a montarci tutta la roba di Natale. Babbo, non vedo l'ora, anche se mi dispiace un po' che tutto questo allestimento bellissimo di Halloween venga tolto, però Natale è la cosa più bella del mondo. Giorgia, però ti volevo fare una domanda, ma di questa roba che abbiamo in casa e anche fuori, c'è qualcosa che ti mancherà? Sì, babbo, mi mancheranno un paio di cose. Allora, la cosa che mi mancherà è questa bara che è veramente bellissima, che ci hai fatto tanti video. Poi un'altra cosa che mi mancherà sono questi fantasmi che veramente... Cioè, ce n'è uno qui, se non sbaglio, e l'altro è là in fondo. E poi mi mancheranno due cose fuori. Andiamo. Anzi, tre. Tre? Sì. Ciao mamma. Ciao. Il pentolone. Il pentolone dove la sera esce il fumo. E poi? Poi il cimitero laggiù. Ah, il cimitero, aspetta, ve lo faccio vedere da qui, vediamo. Esatto, il cimitero. Questo. Diciamo è la persona morta, sotterrata in parte, perché qualcosa è uscito fuori. Sì, è vero. Cioè, in poche parole, quindi ti mancherà un po' tutto. Sì, un po' tutto, un po'. Mentre ragazzi, la cosa che mancherà a me tanto, che avevo chiesto io all'inizio dell'allestimento di Halloween, è proprio quella lì, questa gigantesca zucca di Halloween. Quindi un po' in realtà mi mancherà. Ragazzi, l'allestimento di Natale sarà veramente, veramente super. Ragazzi, mi raccomando, continuate a seguirci, perché domani smonteranno tutto di Halloween e così potrete vedere tutto quello che monteranno di Natale. Quindi lasciate un bel pollicione e continuate a seguirci. The next day. Ciao ragazzi, siamo al giorno dopo. Giorgia è andata a scuola, perché ovviamente in mattina Giorgia va a scuola. Nel frattempo sono venuti tutti i ragazzi per smontare la roba di Halloween. Infatti, come vedete, non abbiamo più la zucca, non c'è più il pentolone, abbiamo sempre la mamma, non l'hanno portata via. Il ragno non c'è più e piano piano, come vedete, stanno già montando la roba di Natale. Quanta roba! Ovviamente salutiamo Susi. Ciao Susi! Ciao! Allora, tra un'oretta abbiamo finito? Sì, sì. Già che ci vorrà tutta la giornata come l'altra volta. Quindi ragazzi, continuate a seguirci, perché man mano vi faremo vedere l'evoluzione. Non spoileriamo quasi niente. Diciamo che il risultato finale lo facciamo vedere alla fine, solo quando verrà Giorgia, perché voglio vedere io insieme a voi la faccia che farà appena vedrà tutto l'allestimento di Natale. Quindi ci vediamo tra poco. Ragazzi, sono passate 2-3 ore, i ragazzi non si sono fermati un attimo e vi faccio vedere delle piccole chicche, ma il resto ve lo faremo vedere quando arriva Giorgia. Guardate, allora questo sarà tipo l'ingresso con queste caramelle di zucchero, qui stanno montando degli alberi che poi la sera si illuminano. Andiamo un po' dentro, ancora c'è tanta roba a giro, qui c'è tutta la roba di Halloween che ancora devono portare via. Oh no ragazzi, questo è l'angolo neve, guardate che bello. Ma la chicca più bella è questa, guardate la testa di una renna a posto del quadro. E poi guardate ragazzi, quanti elfi che ci sono qui. Basta ragazzi, non vi faccio vedere altro, perché ripeto, bisogna aspettare Giorgia
perché insieme a Giorgia vi faremo vedere delle cose super super super. Quindi bisogna aspettare ancora qualche oretta, è tempo che arriva Giorgia da scuola, che arriva col pulmino, e poi faremo vedere tutto. Soprattutto, se non sbaglio, Giorgia ha fatto anche la lettera di Babbo Natale e ci faremo leggere quello che ha chiesto. Già io gli ho dato una sbirciatina, ha chiesto delle cose veramente particolari, dove faremo vedere. Mamma, arriva Giorgia, Sì, sì. Soltanto che gli dobbiamo dare un dispiacere perché ancora l'allestimento non è terminato. Esatto, non è terminato. Quindi cosa faremo? Ora lei scende, arriva fino a casa e poi benda, perché non devi vedere niente. La sorpresa deve essere unica, quindi bisogna nascondere tutto. Sì. Quindi magari la portiamo in camera, sì, farà qualcosa in camera, quando hanno finito la portiamo giù e per la prima volta vedrà tutto quello che hanno fatto. Non vedo l'ora di vedere che faccia farà. Allora Giorgia, ti dobbiamo dare una brutta, diciamo bella ma brutta notizia. Bella perché sono arrivati e stanno allestendo tutta casa. Vieni. Brutta notizia è che non ti possiamo far vedere ancora niente perché non hanno ancora terminato. Oh. Ok? Quindi adesso entriamo, la mamma ha portato anche la benda. E poi vediamo cosa fare, va bene? Andiamo. Comunque Giorgia, te lo può dire anche la mamma, quel poco che hanno montato, anzi un poco tanto che hanno montato, e è veramente vieni qui, veramente bellissimo. Quindi deve aver pazienza, ancora qualche oretta e hanno finito. Quindi ora facciamo tutto, ma tutto tranne stare in salotto, in cucina, in sala pranzo. E okay. Non stare in camera? In cucina, forse, o in camera. In cucina a porte chiuse. Porte chiuse, esatto, sono vedi tutto. Nel frattempo, per ammazzare il tempo, com'è andata a scuola? Bene. Che cosa hai fatto? Dieta. Allora, un'altra domanda. Domanda, questa ormai sei famosa per questa cosa. Hai pianto? Di nuovo? Ora è la fine della scuola. Ah, allora si può piangere alla fine della scuola. Perché cosa hai pianto? Beh, perché avevo paura che praticamente era bella e tardi. Io ero in bagno. Sì. Ancora dovevo preparare tutto lo zaino. Dovevo mettere tutto dentro lo zaino. Uh-huh. E praticamente i pulmini stavo per andare via. E tu stavi rimanendo chiusa a scuola? Era bello, ci facciamo un video, Giorgia è rimasta chiusa a scuola. No, scherzo, dai, andiamo. Gliel'hai coperte per bene gli occhi? Penso di sì, vediamo. Perfetto. Quanti sono questi? 5. Allora, hai trovato a indovinare? 3. Allora, non male, ma non male così, bugiarda. Prova te, babbo. Vai, provo io. Quanti sono questi? 4. Allora va bene, allora, vai. Va bene. Avevo fatto con due dita 10 punti. Vai, passate all'esterno, allora, perché devo cercare di non far vedere ai nostri amici da casa anche a loro qualcosa. Cioè, devo far vedere ai nostri amici da casa quello che hanno fatto. Brava. Quindi non devono vedere loro, ma non deve vedere neanche Giorgia. Aspetta, già. Che accendo la lucina, perfetto. Ok. Attenzione perché ci sono gli scalini. Vuoi fare merenda, Giorgia? Sali, 2. Vabbè, andiamo prima in cucina, così se c'è da fare merenda. Ancora ragazzi, come vedete, sono tanti scatoloni ancora a giro. Lucio che viene a salutare Giorgia. E ora andiamo. Perché devo cercare di far vedere il meno possibile anche ai nostri amici da casa. Sì, esatto, andate in cucina e chiudiamo la porta. Vai, chiudi la porta. Aspetta che entro anch'io. Chiudo la porta. E la benda la possiamo togliere. Aspetta. Guarda babbo, continuo a guardare babbo. E hai detto la benda. Ah, anche quella, giusto, sennò vedo quello che c'è fuori. Vediamo già. Allora, che fai, merenda adesso, Giorgia? Qualcosina la mangi? E certo. E cosa vorresti mangiare? Un cake con latte. Beh, è ovvio. Certo. Le schifezze se le inventa tutte Giorgia. Plum cake con la? Nutella. Che vuoi fare dopo? Voglio andare in camera e guardare il telefono. E mi sa che invece di andare in camera, prima fai i compiti, perché se non sbaglio la mamma ha detto che c'hai i compiti da fare. No! C'hai i compiti da fare, Giorgia? Sì. Come mai? Perché non li ha voluti fare l'altro giorno quando li hanno assegnati e quindi li deve fare oggi. Già, guarda che io sto davanti alla porta, da qui, no, da qui non deve passi. Deve pensare l'uso. Ah, ok. Ti sei arrabbiata, Giorgia? Sì. Hai mangiato il plum cake con la Nutella? Però ha detto che è curiosa. Come ha fatto? Beh, c'ha ragione, poverina, è tutta la giornata che aspetta questa cosa. Devi aspettare ancora un'oretta circa, va bene? Un'oretta, 3 orette vorrei dire. Forse anche, sì. Allora, facciamo così, ti dico anche questa. Quel pacco gigante che c'è fuori ancora non l'abbiamo aperta, perché lo apriremo per ultimo io, te e la mamma. Così facciamo vedere a Giorgia e a tutti i nostri amici da casa. In diretta. In diretta che cosa c'è in quel pacco gigante. Che forse ancora i nostri amici non l'hanno visto, tu aspetta qui che lo faccio vedere a loro. Allora guardate ragazzi, qui c'è uno scatolone gigante, ok?
che questo lo apriremo per ultimo con la Giorgia che è tornata da scuola. Allora Giorgia, devi andare in camera? Sì babbo, ma i nostri amici non sanno com'è l'allestimento. No, perché gli ho fatto vedere solo una piccola cosa e basta. Cosa? Te lo posso dire. Il resto non hanno visto niente, tutti i particolari li facciamo vedere insieme a te. Vai. Ah, perché devo stare attento anche a che cosa inquadro, perché anche i nostri amici non devono vedere niente. Allora, Giorgetta, vai. Quando ti tocco la spalla tiro su un piedino. Su, ok, siamo nella scala. Su. Allora qui con te rimarrà la mamma, io vado a controllare i lavori giù come stanno andando e ti raccomando, dopo un po' di compiti. Va bene. Ragazzi, non so se l'avete visto, ma Giorgia è veramente ansiosa di vedere che cosa stanno combinando, come stanno allestendo la casa, e ovviamente gli do ragione perché è da stamattina che sa che stanno allestendo la casa, quindi è tornata a casa tutta di corsa che voleva vedere come era allestita, e invece l'abbiamo costretta a chiudersi in camera perché non hanno finito. Ma manca ancora poco, appena hanno finito sveleremo a tutti che cosa e come è stata allestita la nostra casetta. Ragazzi, andiamo a vedere se Giorgia sta facendo i compiti. Ho i miei dubbi, ma andiamo a controllare. Posso? No! Come no? Cioè, Giorgia sta facendo i compiti così? No. Giorgia, guardami in faccia. Questi non sono compiti però, eh. Ma l'hai già fatti i compiti, spero. Sì. Mamma, dice la no, verità? No, non è vero. Allora io scendo giù, appena è tutto pronto ti chiamo. Ok. Ragazzi, guardate, sono le 8:10, veramente ci hanno piegato tantissimo perché il lavoro è stato veramente tanto. Adesso andiamo da Giorgia, che poverina l'abbiamo sequestrata in camera con la mamma. La andiamo a prelevare, gli mettiamo di nuovo la benda, la facciamo uscire fuori e gli facciamo vedere per la prima volta la casa come è stata allestita. Dopodiché per voi e per Giorgia ci sarà da aprire quel pacco gigante. Allora, ci siamo, lo so Giorgia è stato veramente massacrante per te oggi, però nel frattempo hai fatto anche tutti i compiti, diciamo ai nostri amici, guardate qua. Io direi di metterci la giacca, scarpe, direi di andare a vedere per la prima volta l'allestimento. Ci sei? Andiamo. Nel frattempo ragazzi, mentre la mamma gli mette la benda alla Giorgia, voi lasciate un bel like e continuate a seguirci perché adesso arriva la sorpresa, finalmente. Giorgia, ci sei? Andiamo, ti segue, ti porta la mamma. Ora Giorgia, ascende gli scalini, è più difficile che salire però, eh? È vero. Ci siamo, è arrivata l'ora, siamo fuori. C'è la mamma con la giacca, anche Giorgia. Giorgia, ci sei? Giorgia, ci sei? E allora Cinzia, mamma Cinzia, toglie la benda. Giorgia, ti puoi girare. Questa è la parte esterna con tutte le luci. Giorgia, è rimasta a bocca aperta. Andiamo, vieni qua, vieni. E ora guarda che cosa abbiamo preparato qui. Guarda, qui sono le frecce dove ti dice dove è il villaggio degli elfi, no? Dove è Santa Claus e così via. Abbiamo una cassetta delle lettere giganti, ok? Ma che funziona veramente, guarda. Apri, prova ad aprire. Apri. Ok. Ok, poi hai visto Giorgia? Guarda che ci sono delle caramelle giganti, guarda qui. Ma non hai visto cosa c'è lì? No, vabbè! Hai visto qui c'era il vetro colorato, te lo ricordi? E l'hanno coperto con questo. Sia di qua e di là. Che di qua? Un'altra cassetta delle lettere, esatto. Quindi puoi imbucare qui la lettera. Oh, mamma, mi aiuti? Certo. Ok. Quindi puoi fare veramente tante lettere. Prova invece a muovere questa qui. Muovila un pochino. La campana, muovila. Questo è il richiamo delle renne, quindi la sera del 24 dovrai muovere questo, così le renne sentiranno il suono e possono atterrare nel nostro giardino e magari lasciare qualche regalo. Che dici Giorgia? Adesso faremo vedere invece a Giorgia e a tutti voi la parte interna della casa, che è la parte secondo me più bella. Giorgia, non so se l'hai visto, che anche sul tetto ci sono delle cose, hai visto le stelle? Guarda qua sopra. Ancora stelle. Giorgia, sei pronta? Sì! Aspetta, allora entro per prima io e poi tu entri, va bene? È
Guarda qui, vieni qua, guarda questo. Giorgia, sei rimasta senza parole? Guarda questo che bello. Bellissimo. Dici qualcosa, racconta qualcosa, perché è veramente bello, lo so, ma dici, è la tua impressione, no? È bellissimo. Gli è rimasta solo questa parola, Giorgia. C'è una renna, un elfino dorato, poi un'altra renna, un orso polare. Questa che cos'è? Una foca. Esatto, e guarda questo. No. È un lampadario, cioè un lampione da esterno. E ora guarda qui, abbiamo una squadra di elfi. Tantissimo natalizio. Facciamo vedere uno a uno. Lo sai che Giorgia, ora tutti questi tu gli devi dare un nome? Perché? Perché l'usanza è quella di dare un nome agli elfi. Ok, guarda qui, abbiamo un pentolone, ancora elfi, e poi abbiamo la zona con caramelle. Questo chi è? Lo sai, lo conosci? Il pan di zenzero, esatto. Come si chiama, Cinzia? Ah, omino di pan di zenzero, con un lecca lecca gigante. Buono! Abbiamo un Babbo Natale, un'altra cassetta, un altro richiamo, però questo qua, secondo me, è rossa. E il richiamo di Babbo Natale. C'è anche la campanella? C'è la campanellina. Vai Giorgia, guarda qui invece questo mobile come l'abbiamo trasformato. C'è di tutto, guarda, alberi, cavallucci, un trenino! Tuf tuf! Vieni qua, Giorgia, allontanati, guarda. Così facciamo vedere quante cose che ci sono, lo puoi vedere anche te. Un sacco di cose! Guarda che c'è qui! Uno! Schiaccia noi! Due! E tre! Più le calze! Chissà se qualcuno ti porterà qualcosa. Andiamo avanti. Babbo, questi qui io tutte le volte li vedevo nei cartoni animati di Natale. E invece ce l'abbiamo adesso anche noi. Sì. Guarda qui, guarda che bello questo, Giorgia. E adesso facciamo vedere ai nostri amici il nostro albero di Natale. Vieni. Olè. Esatto, con un altro colore. Guarda quest'elfo, che è la guardia dell'albero di Natale. Ti piace, Giorgia? È tutto bello, è bellissimo. E poi guarda qui, abbiamo qua una slitta dove possiamo poi appoggiarci i regali di Natale. Di Natale, se ovviamente qualcuno ti fa qualche regalo. Secondo te non me lo fanno? Non lo so, te lo fanno? Per me sì. Sì? Mm-hmm. Cioè, ragazzi, è troppo bello! Cioè, questo appena l'ho visto mi è venuta subito fame e lo voglio mangiare. Poi i pan di zenzero sono troppo dolci, troppo adorabili, ma soprattutto Babbo Natale. Babbo Natale è troppo bello, soprattutto quando canta. Bellissimo! Cioè, con la barba. La cosa più difficile, ragazzi, è dare tutti i nomi a questi elfi, soprattutto che vengono da lassù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elfi! Ma come cavolo faccio? Idea! Faccio tante cartelline con scritto il nome e li appoggio accanto, così me li ricordo. Ragazzi, dovete sapere che la Giorgia già circa una settimana fa aveva fatto la lettera di Babbo Natale chiedendo delle cose veramente particolari. Innanzitutto sono curioso se anche voi avete già fatto la lettera, e se l'avete fatto scrivetelo nei commenti. Ma adesso ci facciamo leggere da Giorgia la sua letterina di Babbo Natale. Giorgia, sei pronta? Sì, babbo, sono prontissima. Allora, da Giorgia per Babbo Natale. Brava. Allora, ciao Babbo Natale, quest'anno sono stata molto brava, tra virgolette, forse. Vorrei tanto Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, un po' esagerato lo so, poi Mr. Toast, che starebbe la macchina della verità, poi 10 pezzi set carte Pokémon oro, poi Pop It elettronico,
e Reborn Baby Dollies 22. Qua non c'è scritto una cosa in inglese, non si legge. Scrivete nei commenti se che secondo voi vuol dire questa parola. Comunque io ci leggo Inkes. Realistica. Ti voglio bene al prossimo anno. Ciao. Firmato Giorgia. Firmato Giorgia Roccaro. Ma senti un po', ma non ti sembra di aver chiesto un po' troppe cose? No, sono 5. Ma sono 5, c'è quel cellulare lì. Che se non sbaglio, per farlo ci vuole tanto tempo, gliela spedisco prima e c'ha più tempo per farlo. Brava, e allora, essendo che a casa abbiamo 1, 2, 3 cassette delle lettere, in quale cassetta la vuoi spedire? In quella fuori dove c'è Mister Email. Ah, quella grande rossa? Sì. Vabbè, già sta fuori, quindi Babbo Natale oppure gli elfi non devono entrare in casa. Perfetto, buona idea, andiamo. Non avevo visto il fiocco là sopra. Santa Email, chissà se domani qualcuno la verrà a prendere, anzi stanotte. Ok, sì. Crociamo le dita. Oh, 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 oh. E per rimanere a tema, Giorgia, guardate che cosa si è messa ai piedi. Due renne. Chi è Rudolfo? Tutte e due. Ah, tutti sono Rudolfo, ah, sono gemelli allora. Sì, sono gemelli e Rudolfo. Ok. Ragazzi, è arrivato il momento di aprire questo scatolone. Allora, si può dire cosa c'è? No. No. Lo abbiamo. Ok, il problema, ragazzi, è che non so come aprirlo perché c'è un coperchio sopra e un coperchio sotto. Se ci fosse una finestrella o un qualcosa, no, niente. E allora cominciamo a provare a vedere se riusciamo. Quando tagliamo lo scotch, babbo, ti posso dare un suggerimento? Dimmi. Ti conviene salire sullo scalino. Perché sullo scalino? Almeno sei più comodo. Ok, vediamo. No, ma babbo è alto, Giorgia, babbo è alto, ce la fa. Allora, vediamo. Ok. Vedo qualcosa. Vieni, Giorgia, vuoi vedere? Sì. Vedo uno, non dire che cosa c'è. Ragazzi, è alto veramente quanto? No, più di te. Qua tutta la scatola. Ok, allora, la cosa bella sarebbe aprire lo scatolone per così, perché è impossibile sfilarlo. Il babbo si è fatto male col taglierino. No, si è fatto male col cartone. Sono tagliato col cartone, ragazzi. Che male. Pensate, io all'asino mi sono tagliata. C'è chi sa, vedete, guarda. Ma proprio nella filazza. Nella filazza? Tre, due, uno. È uno schiaccianoci, Giorgia. Gigante! Enorme! Adesso ora lo togliamo dalla scala, lo apriamo e vi facciamo vedere i dettagli e quanto è bello. Senti, babbo, non ti do una. Come la vedi, faccio più da solo? Ragazzi, se piace anche a voi questo schiaccianoci gigante, lasciateci non un like, ma tantissimi like! Giorgia, senti, mi dai una mano? Dai, che ce la portare fuori questo scatolone! No! Giorgia, ti stavo quasi per buttare la spazzatura! Ragazzi, anche per oggi abbiamo terminato un altro video. Spero che il tour della nostra, diciamo, casa allestita a tema natalizio vi è piaciuto. Giorgia, penso sia piaciuto tantissimo. Sì, a me mi è piaciuto tantissimo. Anche se ti abbiamo sequestrato circa 4 ore in camera, poverina, era in ostaggio in camera. Anche la mamma. Anche la mamma, esatto. Perché se la mamma andava via dalla camera, Giorgia poi scappava e controllava, veniva a sbicciare. Invece anche la mamma è stata sequestrata in camera insieme a lei. Niente, ragazzi, vi salutiamo perché per noi si è fatto veramente tardi. Giorgio deve andare a letto che è tardissimo. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E io, Giorgia, mamma dietro la telecamera, vi salutiamo con un grande wow! Ciao! Ora vado a vedere se Babbo Natale è andato a prendere la lettera. Diciamo, è ancora. Ma guarda che durante la notte viene! E poi non viene Babbo Natale, viene l'elfo! E vabbè. Noi siamo Salvo e Giorgia, wow! Di video sempre una pioggia!